cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Amici miei, buongiorno a tutti. Giovedì mattina, assemblea dei sindaci del consorzio Foggia 4. Presidente del consorzio, avvocato Metta, dimissionario. Si apre la seduta. Io confermo le mie dimissioni perché non mi risultano sottoscritti nessuno dei contratti con la SIA, escluso ovviamente quello di Cerignola, che, come sapete, se non lo sapete ve lo dico io, vale 54 milioni in 9 anni. Se la SIA avesse altrettanti milioni di euro dagli altri 8 comuni, sarebbe una società con in pancia oltre 100-110 milioni di euro nei prossimi 9 anni, e sarebbe una società interessante come capitale. Non essendosi verificata questa condizione, io ho detto che confermavo le mie dimissioni. E dato che sono un esuberante, mi sono permesso anche di fare una proposta all'assemblea. Ho proposto di nominare presidente del consorzio Bacino Foggia 4 e sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, il quale ha ringraziato, si è dichiarato lusingato della mia proposta, ma ha rifiutato, proponendo a sua volta come alternativa il sindaco di Ortanova, Dino Tarantino, il quale ha ringraziato per la fiducia ma ha dichiarato di non essere disponibile. Quindi la pallina è tornata indietro al presidente dimissionario. Rispetto alle mie dimissioni, tutti i comuni dei 5 reali siti hanno chiesto che io le ritirassi. I comuni della BAT hanno dichiarato di non avere nessuna pregiudiziale contro il presidente Metta, ma io ho insistito nelle mie dimissioni. Risultato? Io sono ancora dimissionario, ma il consorzio un presidente non è stato capace di eleggerlo. Che cosa succede? Innanzitutto fatemi fare una riflessione. È facile criticare il presidente che opera fra mille difficoltà e non avendo potere. Questo è il problema. Sei presidente, dovresti comandare, ma non comandi niente, perché ogni sindaco ovviamente è autonomo, decide per cavoli suoi. Però quando il presidente è un altro, è facile dare le colpe al presidente. Quando il presidente dice, visto che siete così bravi, fate voi al posto mio, nessuno si assume la responsabilità. Sono stato onorato della fiducia non solo dei miei colleghi sindaci, ma anche delle organizzazioni sindacali che mi hanno sollecitato a non lasciare la presidenza del consorzio. Io ho mantenuto le mie dimissioni perché dobbiamo capirci. Se c'è una guida, quella guida deve essere seguita. Non si può discutere tutto quello che decide il presidente o che decide l'assemblea per poi smentirlo
una volta raggiunti i propri comuni. Ci sono delle idee che vi devo dire. Andremo in regione perché il presidente Emiliano ci aiuterà. Andremo, io sono a disposizione. Il mio impegno non dipende dalla carica di presidente, perché il mio impegno è per SIA. È per SIA, per il consorzio, per i dipendenti di SIA e del consorzio. Ma non mi pare che ci siano idee chiare su quello che si deve fare per salvare questa società. Che ne dicono quattro sprovveduti che, compresa una dipendente della SIA, una che non lavora, che ruba il proprio stipendio senza fare nulla, una raccomandata, assunta per raccomandazione dei politici, che si è permessa di dire peste e corna di me, senza dichiarare di essere una mantenuta della politica, e non mi fate approfondire il tema dei meriti che ha o ha avuto per entrare dentro SIA e per prendere un lauto stipendio per non fare nulla. È una che qualunque ora andate in SIA non fa una mata minchia di niente, qualunque giorno a qualunque ora. Una delle tante assunte per meriti politici e per raccomandazioni politiche che adesso costituiscono un peso, un bagaglio. Tanta gente della SIA lavora e ci sono almeno una trentina, se non più, di persone che non lavorano e prendono lo stipendio, purtroppo, senza che nessuno possa fare niente per far cessare questa situazione. Comunque, dicevo, vedremo, c'è questa idea di avere un finanziamento, un mutuo, un prestito dalla regione. Il collega Colia si è fatto latore di questo messaggio, l'assemblea non ha deciso nulla, hanno deciso soltanto che ci rivediamo per andare da Emiliano. Adesso ci vuole uno che prende il telefono, che chiama Emiliano, fissa l'appuntamento, che avvisa tutti quanti gli altri di andare all'appuntamento. Facciamo una scommessa, stiamo fra noi. Non ci sarà un cane che alzerà il telefono per fissare l'appuntamento con Emiliano. Comunque, se ci sarà, io ci sarò. E vedremo come andrà a finire questa storia. Ma le intenzioni sono chiare, sono quelle che vi ho denunciato io da 2 anni a questa parte. SIA è come una mela. Da una parte è ammaccata, diciamo marcia, dall'altra è bella sana. La parte sana sono gli impianti. La parte ammaccata è la raccolta dei rifiuti nei comuni. La raccolta dei rifiuti non la vuole nessuno, perché è la parte marcia, è la parte difficile, è la parte ammaccata. Gli impianti s'allecnumos tutti, perché vogliono mettere le mani sugli impianti. Io ho cercato, sono 2 anni che mi faccio il fegato amaro per difendere SIA a 360 gradi, per difendere il servizio, perché il servizio lo dobbiamo fare, ma anche gli impianti, che io vorrei restassero, se non nella gestione esclusiva di SIA, in una gestione comune, con una società pubblica come ASECO, che permetta a SIA di mantenere un minimo di controllo, un minimo di beneficio dagli impianti
senza essere sostanzialmente accompagnata alla porta. Per fare questo occorrevano 9 sindaci concordi, occorrevano 9 sindaci disposti a fare i sacrifici, 9 sindaci disposti a firmare un contratto che prevede determinate prestazioni, ma ad essere così intelligenti da dire: cara Sia, per aiutarti, come ho fatto io a Cerignola, per aiutarti io ti riconosco un contratto, parlo di Cerignola, da 6 milioni di euro all'anno in cambio di certi servizi, però, detto sottovoce, tu i servizi così perfetti non me li dare immediatamente, visto che hai difficoltà finanziarie, dammile poco alla volta, negli anni, il secondo, il terzo anno. Nel frattempo io ti pago puntualmente, ti pago ogni primo del mese, così tu puoi pagare gli stipendi, far fronte alle altre necessità e tirare avanti stringendo i denti fino a quando l'impiantistica non ci darà altre risorse. Tu sei sicuro che questa sia la strada? Sì, sono sicuro. La strada alternativa è facile da immaginare. Allora, fate un ragionamento con me, semplicissimo. Anche voi credete che ci vuole il premio Nobel della matematica. Un'azienda è in crisi. Per risolvere la crisi, due sono le strade. Si aumentano gli incassi, si diminuiscono le spese. Ora, per aumentare gli introiti, noi dovremmo avere i contratti firmati da tutti i comuni, la possibilità di garantire il servizio che pattuiamo col contratto con un certo tempo, che non è una cosa scandalosa, perché se io ti devo spazzare la città 3 volte a settimana, devo avere 6 spazzatrici, quindi tu mi firmi il contratto oggi, mi devi dare il tempo che io poi possa munirmi dell'attrezzatura necessaria. Quindi ci vuole la buona volontà dei comuni a firmare il contratto, a pagare puntualmente, a pagare da subito e a accettare per un breve tempo un servizio che non sia perfetto. In questo modo noi facciamo entrare denaro o garantiamo il futuro di questa azienda come monte contratti. Al tempo stesso dovremmo cercare di ottenere più introiti possibili dall'impiantistica. Non è lontano il 1° di giugno, quando 16 celle di biostabilizzazione andranno in funzione. Secondo i documenti, queste biocelle dovrebbero ospitare 320 tonnellate al giorno per il ciclo della biostabilizzazione. Dato che noi, come comuni del consorzio, ne produciamo 100-120 tonnellate, c'è lo spazio per riceversi per la biostabilizzazione anche altro rifiuto proveniente da altri comuni. Questo consente di avere un altro introito per SIA, e più introiti ci sono per SIA, meglio sta SIA. Questo è il lavoro che bisogna fare: aumentare gli incassi. L'altra strada, diminuire i costi. Attenzione, diminuire i costi significa andare a incidere con un bisturi, con un coltello, sulla pelle di chi? Dei dipendenti. Allora, io sono stato sempre sostenitore della tesi che i comuni si dovevano mettere un dito in un occhio, un altro dito in un altro occhio, un dito in gola, e dovevano sostenere SIA accettando
servizi non perfetti fino a quando SIA non avesse raggiunto una situazione finanziaria migliore, e cioè fino a quando l'impiantistica non avesse cominciato a dare frutti economici. La biostabilizzazione, la discarica, il compostaggio. L'altra strada? Parole grosse, chiacchiere. Riorganizziamo l'azienda, sì. A quello che non fate, che dobbiamo mettere? La dobbiamo licenziare? Quella che non lavora, che riorganizziamo? Ristrutturiamo l'azienda. E là già io mi comincio a spaventare. Che significa? Me lo dico io che significa. Riduzione di stipendi e riduzione di personale. E vogliono che con me presidente si facciano queste cose. E io queste cose non le faccio. Ecco perché mi sono dimesso. Ed ecco perché nessuno vuole fare il presidente al posto mio, perché non hanno gli attributi, non hanno le idee, non hanno il progetto, vogliono solo criticare, criticare. Quando le cose vanno bene abbiamo salvato la SIA, quando le cose vanno male è il presidente. Ecco, adesso che non c'è più il presidente, vanno meglio le cose. Chi le deve risolvere? Chi li deve risolvere i problemi? Quel qua di Tommaso Sgarbi. Chi li deve risolvere i problemi? Vi dico che questa è veramente un'amarezza, perché fra l'altro ero convinto che nessuno di loro avesse gli attributi per fare il presidente, e infatti non l'hanno fatto il presidente. Io ho detto il mio 42% è a disposizione del presidente. Però trovate un presidente. Presidente, non si è trovato. Il management, che cos'è il management? Il consiglio d'amministrazione di SIA non piace ai miei colleghi sindaci. La verità, fu scelto di comune accordo. Adesso si possono avere opinioni diverse. Io dico che hanno molti difetti, come tutti quanti noi abbiamo molti difetti, ma non vedo proposte alternative migliori di quelli che attualmente ci sono. Ho chiesto, ma non aveva nomi nessuno. Vogliono le dimissioni di De Benuto, Jungo e Filannino. Il Consiglio d'amministrazione ha messo sul tavolo le proprie dimissioni, ha detto noi vi mettiamo a disposizione le nostre cariche. Come non si è trovato un presidente, così non si è trovato un consiglio di amministrazione alternativo. Perché? Perché non è facile. Anzi, forse si è trovato, il sindaco Di Feo ha prospettato che si potrebbe ricorrere alle persone interne come consiglieri di amministrazione, e ha fatto i nomi: Vasciavio, Pellegrini, Caressa, cioè i dirigenti di SIA che hanno portato SIA a queste condizioni. Mo' li facciamo consiglieri di amministrazione, che loro pensano che abbiano la bacchetta magica. Ci sarebbe da ridere se non mi venisse da piangere. Risultato? 0-0. 0-0. Abbiamo rinviato l'assemblea. Io sono sempre dimissionario e non ne voglio sapere più niente. Mi devono sostituire. Non sono capaci di sostituirmi. Adesso c'è questa chimera dell'incontro con Emiliano, che sia chiaro, io spero. Ma secondo voi noi andiamo a Bari, Michele Emiliano si mette una mano nella tasca e caccia 5-6 milioni di euro per finanziare che cosa? La SIA. E ammesso che lo faccia
è un prestito. L'ASIA come glielo restituisce questo prestito? Dandogli gli impianti, questa è la soluzione. Perché gli impianti devono rimanere pubblici, ricordatevelo, perché Emiliano un'idea ce l'ha ed è condivisibilissima. Gli impianti devono essere pubblici. Non sono buone notizie, non sono buone notizie. Vedremo quello che succede. Certo è che ogni mese arriva il 10 e le persone serie ogni mese dovrebbero pensare chi paga gli stipendi? Invece a Trinità, a Margherita, San Ferdinando, degli stipendi sì, non gliene frega niente. C'hanno una carta, un fazzolettino per strada, è la colpa del presidente, la colpa di SIA, facciamo la raccolta in danno a SIA, cioè paghiamo un'azienda privata che ci scegliamo noi a capa nostra, le diamo una cifra che non si sa chi ha stabilito e questa cifra da dove la prendono? Dai soldi che devono dare a SIA. Poi vengono in SIA e vengono a dire ma io voglio salvare la SIA. E come la salvi la SIA? E come la salvi la SIA? Va bene, chiudiamo questa trasmissione dedicata soltanto alla SIA, non me ne voglio occupare più, c'è il fegato quanto un uovo di Pasqua, ma di chi dovevo Pasqua Cruz? Sono veramente stanco e affaticato. Vedremo che cosa succederà. Io, come sempre, sono dalla parte dei lavoratori e dalla parte della mia azienda. Ucchio vivo, statemi buono.